Ciao a tutti e benvenuti ancora su AnimalsTube. Oggi parleremo di un animale che affascina moltissime persone, compreso me. Stiamo parlando della volpe rossa. La volpe rossa è un carnivoro, quindi è l'ordine dei carnivori. La famiglia dei Canidae, difatti imparentata con il lupo e il cane domestico, genere Vulpes, specie Vulpes vulpes. In particolare è originaria dell'Europa, ma a causa della sua importazione è presente anche in Nord America dal 1600, soprattutto importata per la caccia, e in Australia, in questo caso dal 1800. La sua lunghezza varia dai 75 ai 140 cm e il suo peso oscilla dai 5 agli 11 kg. La sua pelliccia va dal rossiccio al marrone nella parte dorsale, anche della testa, e la pelliccia è bianca sulla parte ventrale e sulla punta della coda. La coda è solitamente folta e le orecchie sono triangolari e mobili. La grande adattabilità è data da una plasticità alimentare, generalmente stagionale e locale. La volpe rossa, difatti, è un abile predatore che si può cibare in particolare di piccoli e medi vertebrati, anche di altre volpi, come per esempio accade con la volpe rossa che entra in competizione con la volpe artica, oppure si può anche accontentare di insetti, quindi artropodi, o anche di vegetali. I sensi che utilizza principalmente durante la caccia sono l'olfatto e in particolare l'udito. L'unità sociale delle volpi è solitamente costituita da una coppia monogama, ma non è raro che, se le risorse sono abbondanti e le permettono, un maschio dominante formi un harem di femmine. Le femmine possono partorire dai 2 ai 5 cuccioli e i cuccioli inizialmente presentano una colorazione rastra. Questi rimangono nella tana o nelle sue vicinanze per circa 10-15 settimane, ma già dopo il primo mese iniziano a uscire ed esplorare. Il maschio contribuisce attivamente nella cura parentale ed è questo infatti una delle straordinarie caratteristiche che rendono questa specie così bella e così affascinante. Questo animale è considerato nocivo per l'uomo e in particolare a causa delle sue attività di caccia agli animali da cortile, come il pollame, soprattutto il pollame. Ma come vedremo in un altro video, semplicemente questo odio verso le volpi si traduce più come una perdita economica dell'uomo e non come un vero e proprio danno all'uomo. Anche oggi abbiamo finito, ci vediamo al prossimo animale. Ciao a tutti.